Mister, buongiorno, si ritorna a casa, sono ricominciati gli allenamenti e soprattutto c'era un bel clima, no? Ieri a Follo, tanta gente, tanti applausi per tutti, i giocatori che applaudono il pubblico, insomma si comincia nel migliore dei modi. Sì, comincia quando ho finito la stagione, il supporto dei nostri tifosi è molto importante, abbiamo detto tante volte l'anno scorso che con il supporto di loro facile lottare e non mollare mai. E anche ieri sono stati molto vicini, speriamo vedere il campo sempre pieno e sempre supportando la squadra fino alla fine. La squadra deve solamente rispondere come ha risposto l'anno scorso in tutte le partite che ha giocato. Questo è molto importante, questo è un clima positivo. Meno schettico che l'anno scorso, però che serve lavorare e fare tanti sacrifici per migliorare tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Anche da questo punto di vista però insomma i ragazzi stanno rispondendo, sia nel ritiro che adesso che comincerete diciamo a preparare le varie partite, c'è sempre il massimo impegno da parte di tutti, diciamo che chi è rimasto sa bene cosa pretende, cosa vuole, chi arriva lo conosce subito. Sì, posso solamente fare i complimenti per tutto quello che ha fatto la squadra in queste tre settimane di lavoro. Penso che hanno dato sempre tutto nel campo, sul campo, questo è importante. Loro, i giocatori che ci sono l'anno scorso, sanno già maniera di lavorare, che voglia di loro, anche come è la nostra filosofia di gioco e per quello è adesso un po' più facile tutto per tutti. L'anno scorso all'inizio siamo stati un po' tutti senza conoscere uni e altri, adesso è tutto diverso. Per tutto quello lavoro anche per me, per i ragazzi più facile, però questo non significa che non si devono impegnare come l'anno scorso. Se stanno impegnando, sto molto contento, devono seguire così. Rispetto alle dichiarazioni che avevi rilasciato da giugno, mi pare che la linea seguita sia stata dritta, cioè quello che avevi detto più o meno significa, cioè hai assunto un ruolo più da manager, ecco, anche nelle dinamiche del mercato, hai tenuto una gran parte della rosa e i giocatori più o meno rispecchiano il modulo, due o tre modulo, ecco, che abbiamo adottato. Sei contento di come è andato, cioè in questi mesi, cioè la sinergia con la società? Sì, sono molto contento perché quello che ha detto lei, lo primo che abbiamo fatto, sono rimasti giocatori che hanno fatto bene, benissimo l'anno scorso, la gran parte della squadra è rimasto con noi, questa è la prima cosa. Dopo penso che tutto quello che abbiamo fatto dei rinnovi o dei ragazzi che sono andati, penso che erano tutte le cose logiche e penso che abbiamo migliorato la squadra. Tutti i ragazzi che sono arrivati penso che migliorano la squadra rispetto all'anno scorso. Possiamo essere contenti, società, io, Igor Budan, presidente Grazzini, anche Daniel Miškovic, siamo sempre in contatto e per tutte le decisioni sportive decidiamo insieme. Penso che in questo senso siamo un po' avanti che l'anno scorso, all'inizio della posta, perché non eravamo così, adesso dopo un anno conosciamo gli altri, sappiamo il modo di lavorare, il nuovo modo di pensare e per tutto quello che faccio la società penso che sta facendo un sforzo per portare giocatori importanti e poi ringraziamo. Partendo dall'acquisto di Sergio Postigo, cioè tutti i giocatori che hai preso lascerebbero
pensare, però adesso è molto presto per dirlo, che parte proprio dal 4-2-3-1, oppure è ancora presto per valutare un po'. Sì, l'idea di seguire con 4-2-3-1, qualcuna volta cambieremo 4-4-3-3 come abbiamo fatto quando abbiamo lasciato 3-5-2. A volte abbiamo giocato 4-2-3-1, a volte 4-2, 4-3-3, sono piccole differenze, ma con la linea di 4. Penso che adesso con 4 difensori centrali che sono a disposizione, Postigolo, terzo Valentini Piccolo, penso che tutti e quattro possono giocare la difesa di 4 e sono molto contento di tenere difensori centrali così come ci sono qui con me. E questo mi permette di giocare con la linea di 4 e penso che così dovrebbe. Ecco, l'unica cosa è assurdo il tuo ruolo, perché tu fin da gennaio hai cercato un attaccante, una punta strutturata, alta, diciamo un centravanti fisico. Avevi cercato Tocadic, poi alcuni centravanti di quelli che, diciamo, le trattative di mercato mi hanno ricordato, avevano quelle caratteristiche. Poi però è arrivato Calaiò, che è diverso come struttura, sembra più un centravanti tipico da momento d'aria. Come mai questo? Esattamente, lui non è così alto come gli altri, però è un attaccante dell'aria, non è un giocatore che esce agli esterni, che gioca per gli esterni, noi vogliamo uno che è pericoloso nell'aria, uno che fa il gol e Calaiò, i numeri parlano per lui. Penso che con Nenè, Calaiò, Rossi, Cattelani, ci sono 4 attaccanti importanti, tutti possono giocare di primi attaccanti, di secondo attaccante possono giocare. Rossi, Cattelani e anche Nenè lo ha dimostrato, per quello siamo contenti. Lui forse di altezza non è grande, però è un giocatore di aria che sa definire, che ha un buon tiro, che ha fatto tanti gol, che devo dire io di Calaiò che non si sa, per quello siamo contenti, ma devo dire che abbiamo anche guardato di portare un giocatore che di carattere si può integrare velocemente in questa squadra, perché non è sempre un giocatore che forse un po' più di queste caratteristiche, come lei ha detto, però dopo non si integra bene nella squadra. Questo è molto importante. Noi sempre guardiamo al gruppo, di seguire come il gruppo sa, gran voglia di lavorare e come io dico sempre, sarà importante fare grande sacrificio, grande lavoro per migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Senti, volevo parlare un attimo degli esterni bassi, no? Che l'anno scorso a mio giudizio sono stati un pochino qualche problema abbiamo avuto in questa ottica. Ritieni che con i nuovi ingressi, soprattutto anche di Marti, ci sia stato un sono di stesso pensiero, penso che Migliore ha fatto una stagione impressionante, ha fatto una grandissima stagione, non so se si è fatto una stagione così. Sulla destra. E sulla destra penso che noi con Milos e con De Col, che erano due giocatori 93, due giovani, abbiamo avuto due giocatori che specialmente Milos, che ha cresciuto tanto, che è venuto qui senza fare tanto, non abbiamo preso un giocatore con un nome, però dopo è diventato un giocatore molto importante per la categoria. E Pippo De Colo anche lui, perché se no avesse avuto tanti infortuni penso che avesse dato di più, però un giocatore importante, era importante. Non penso che questa era la zona problematica della nostra squadra, perché quando hanno giocato hanno fatto bene, forse una partita un po' meno, però questo è normale quando ci sono due giocatori 93.
Sì, piano piano, non si può capire in un giorno, per loro vedono la maniera di lavorare, la maniera di comportarci, e penso che abbiamo preso giocatori importanti, uno di Serie A, e però dobbiamo fare integrare questi giocatori in un gruppo, perché non faremo meglio solamente con il nome, faremo meglio se i nomi che sono arrivati, i giocatori con il nome, che sono arrivati, si integrano nel lavoro e anche nello spirito del gruppo. Questo è importante, non è importante il nome del giocatore. Un giocatore, questo è un sport di 11 o 18 o 20 o 25 giocatori, ma vince uno. E quello è importante, fare integrare tutti, noi aiuteremo a tutti a integrarsi velocemente e anche di parte di loro aspettiamo una integrazione veloce. Però abbiamo guardato tanto, quando avevamo due o tre nomi per un posto è lo che ha deciso il carattere del giocatore, non solamente la qualità. Per completare il mercato adesso mancano praticamente quattro pezzi, no? Due centrocampisti, il terzino sinistro e l'esterno alto. C'è anche un problema di liste ovviamente, bisogna stare attenti a non sforare la lista. Sì, c'è un posto nella lista, o nessuno, adesso in questo momento, nessun posto. Sì, vabbè, deve andare. Però può succedere qualche cambio. Però noi vogliamo prendere tre giovani, ancora un esperto del centrocampo, un terzino sinistro giovane, un esterno sinistro alto giovane, un centrocampista centrale giovane e un esperto. Questa è la, però tutto dipende un po' per la posizione di centrocampo, tutto dipende un po' di decisione di Rijeka, chi viene di Rijeka. E dopo possiamo attuare perché posso avere due giocatori che sono totalmente diversi e dopo si viene la Doscia, dobbiamo prendere anche più offensivo, si viene Mishi, dobbiamo prendere anche più difensivo, questo per quello. Però noi siamo pronti per attuare, però aspettando la decisione di lì. Però può succedere qualcuno di questi giorni. E dopo anche per l'esterno stiamo trattando giocatori stranieri, anche giocatori italiani, ci sono 4-5 nomi che possono essere importanti, no, stiamo lavorando come abbiamo preso tutti questi giocatori senza fare tanto uno, così stiamo lavorando per prendere ancora 4 pezzi che possono essere importanti per la squadra. Centrocampo, scusami, quello esperto al centrocampo. Sì, vogliamo, ci sono solamente Brezovic Swan e vogliamo prendere ancora un giocatore esperto per la posizione e dopo ci sono giovani, c'è Nagia a campo, questo di Rijeka che deve venire, tre giovani, tre esperti. Una cosa ti volevo chiedere, cosa ha portato Grazzini a livello anche poi di un po' di ottimismo, credo, no? Una persona molto ottimista, anche se molto professionale, ma credo che abbia portato anche questa ventata di ottimismo in più, anche se voi l'avete sempre avuto. Io penso che la società adesso con l'entrata della Grazzini è più vicina alla squadra, penso che la squadra sente il calore della società, siamo stati un po' soli l'anno scorso e penso che adesso siamo più vicini, il Presidente è stato in ritiro con noi, è passato un dia con noi, sono stato ieri anche alla presentazione della squadra, penso che la società è diventata più forte e anche la unione tra la società e la squadra e tutti chi lavora con la squadra è diventato un po' più forte. Però, come diciamo sempre, l'importante è il risultato e noi di nostra parte vogliamo dare tutto e vogliamo fare la stagione come l'anno scorso,
Grazie mister. Grazie. Grazie a voi.